qualche maniera, perché se fosse stato per prodotti di L'Oreal, al centro storico avrebbero visto tutte le edicole. Anche se poi, scusa Enrico se ti fermo un attimo, dovrai dirmi qualche cosa, perché questo te lo dico perché lo vedo, c'è una certa presenza di, chiamiamoli, migranti extracomunitari, cioè sì, che si stanno inserendo, questo ne parliamo dopo, vai avanti nella spiegazione delle... No, dicevo, purtroppo chi ne ha risentito è chiaramente sono state le edicole in periferia che stanno più in difficoltà e hanno chiuso in quanto i redditi ormai non permetteva più di sostenere le spese. L'altro giorno è venuto qui in giornalaio che aveva comprato l'edicola per i figli e purtroppo ha detto io si è abbassato talmente tanto l'incasso che non riesco più e quindi non posso seguire a mettere i miei soldi per aiutare i miei figli. Poi ai figli piaceva fare questo mestiere, però ma lì non è colpa del distributore o dell'editore, lì è colpa che essendo, ripeto, per il problema economico è chiaro che se ti restringe devi pagare l'Inps, devi pagare il suolo pubblico, devi pagare le tasse, devi pagare il telefono e tutto quanto, alla fine non ne avrai più e quindi chiudi. Oggi ci stanno edicole che incassano 200-300 euro al giorno e ancora vanno avanti, e non so per quanto tempo riusciranno ad andare avanti. Questo certo. È il quadro. E ripeto, negli ultimi due anni hanno chiuso 200 edicole. Quindi, è un numero altissimo, certo, parliamo di Roma, però è un numero altissimo rispetto a Roma. C'erano 1000 edicole, oggi ce ne sono 800 forse. Certo. Quindi il 20%, non è che parliamo di... No, non è poco, certo. Dunque, tu hai citato il suolo pubblico, a me è venuto in mente, insomma... Ah, volevo dire una cosa sul suolo pubblico, che qualche anni fa... Noi come sindacato, e dico noi perché noi l'abbiamo fatto, siamo riusciti ad abbassare il pensiero pubblico, cosa che magari nessuno se n'è accorto, perché sai come i giornali sono bravissimi, però quando fai una cosa positiva devi parlare, è dovuto, punto. Cioè. Guarda, l'unica categoria a Roma che mentre gli altri hanno montato tutti il suolo pubblico, al bar, e chiaramente cioè, noi abbiamo fatto le nostre ragioni. E passando da le edicole erano messe in un ambito, siamo stati equiparati ai carburanti e abbiamo abbassato il suolo pubblico, ma abbiamo di 200-300 euro l'anno che hanno risparmiato, quindi noi sul suolo pubblico non possiamo, quest'anno non è aumentato, avevamo paura che ce l'aumentavano. Gli unici che sono stati penalizzati sono stati quelli del centro storico, perché il catasto ha fatto la rivalutazione in base alle strade. Sì. E lì purtroppo non c'è, il cadastro purtroppo non è il comune, quindi abbiamo potuto fare poco. Beh, da questo punto di vista c'è un sistema di tassazione che è scientifico, cioè, non si può sfuggire, sì. E quindi laddove chiaramente hanno riguardato la strada, praticamente da 10 hanno fatto pagare 15, certo. Tutto qui, non è che hanno fatto una delibera, sai, una delibera col comune vai a discutere. È interessante Enrico questa equiparazione con le rivendite di carburanti, quindi fai il pieno di notizie e vai tranquillo per tutta la giornata. Il pieno di carburante, no, era solo una questione che loro pagavano di meno e noi ci siamo, come si dice, agganciati. Certo. Allora, è vero, c'hai ragione, pieno di carburante e pieno di notizie. Dunque, dicevamo dei migranti, che è un altro capitolo interessante, perché appunto nelle grandi città, quindi Roma, si stanno affacciando a questa professione, e però appunto anche lì è un mondo da scoprire. Non so voi a che punto siete dal punto di vista della relazione con questo mondo, se si sono presentati. Ti dico subito che adesso parecchi diciamo extracomunitari, chiamiamoli migranti, che vengono, si avvicinano alle edicole e le comprano, ma loro le comprano con altro spirito, cioè loro sono abituati a lavorare, non è che lo dico in senso dispregiativo, ma loro stanno aperti tutta la notte, lavorano sempre, sì. La vedono come un punto che poi dopo magari si rendono conto che non è come dicono loro, perché non è che si può vendere tutto dentro l'edicola si può vendere solo determinate cose in base alla legge che c'è, però si stanno avvicinando al compartimento edicole e li stanno comprando. Ultimamente abbiamo parecchie persone che sono entrate nel mondo nostro, al centro, in periferia, dappertutto, quindi anche qui sta prendendo piede il fatto che diciamo
la nostra categoria, come tutte le categorie, ha una come si dice, un'entrata di nuovi soggetti, per carità, va benissimo, eh? E noi siamo contenti perché secondo me potrebbero portare qualcosa di nuovo, adesso non so che cosa, però ecco, avete fatto un censimento, o meglio, avete in mente di farlo, cercare di capire, di contattare? No, per adesso no, io però me ne rendo conto, perché siccome noi qui a Roma abbiamo anche la possibilità di avere una società di servizi che fa la contabilità, c'ha il notaio, c'ha tutto, quindi attraverso questo tipo di servizi ci rendiamo conto, perché entrano in gestione, vengono qui a fare la gestione, la comprano, vengono qui a fare l'atto, quindi ci stiamo rendendo conto in base a queste cose che stanno entrando, ma non è che ci abbiamo, cioè noi al limite poi sul nostro computer ci abbiamo le schede di tutti quelli che i nostri associati, e ti dico che sta prendendo piede questa cosa. Certo. Va bene, Enrico. Ce ne rendiamo conto per questo, cioè per fatto dei servizi che elargiamo ai nostri associati. Certo, attraverso la società che abbiamo. Beh, prima o poi sicuramente la cosa prenderà le sue gambe, perché è importante, insomma, sviluppare un confronto, anche perché, come dicevi tu, c'è un altro stile di approccio. E quindi è interessante capire e confrontare qual è quell'approccio lì, quali sono gli obiettivi, quali sono i vantaggi e i svantaggi, esatto, che poi ne verranno alla categoria, perché non è detto che siano tutti vantaggi o tutti svantaggi, però bisognerà valutare con calma quello che succede. Io non lo vedo male, insomma, io lo vedo in senso positivo, anche perché ci sono giornali ormai che sono 40 anni che fanno questo mestiere, magari sono anche stancati. Certo. E quindi approfittano per vendere la loro azienda. Sì, diciamo così in astratto, adesso non si può ragionare con i numeri, ma mi sembra di capire che hanno un grado maggiore di resistenza. Sì. E quindi in qualche modo, insomma, possono contrastare questa moria di edicole che sì, perché loro vedono l'edicola chiusa, si rivolgono magari a quello vicino che li manda da, bueno, non è che vengono tutti da noi, però la grande maggioranza vengono da noi, manda al sindacato, si informano e poi dopo vengono qui a fare, ripeto, io me ne accorgo perché noi abbiamo questo tipo di servizio, e quindi te ne accorgi perché vengono, comprano, affittano, prendono in gestione, c'è un sacco di movimento su questo fronte. Bene, sarà un argomento che approfondiremo sicuramente in futuro. Enrico, io ti ringrazio di questi minuti che ci hai dedicato, ti auguro buona giornata e ci risentiremo presto.